E adesso Max Gotti. Max, allora oggi ci fai un gelato d'amore, no? Sì, per San Valentino. Un gelato specifico per gli innamorati. Allora, partiamo subito, veloci, con la nostra planetaria. Vai tranquillo, dai, cosa facciamo? Allora, dimmi. Ti chiedo, ho bisogno di un aiuto. Posso aiutarti? Sì, sì, certo. Oggi ho bisogno di un aiuto. Allora, mettiamo la nostra ricotta che ho precedentemente setacciato, una ricotta vaccina, e per non farcelo mancare mai, un pochino di latte condensato. Perché il latte condensato nei gelati di Max c'è sempre. Quasi sempre, comprate il latte condensato perché c'è sempre. Ecco. Poi mettiamo all'interno di questo... È un po' il tuo segreto il latte condensato. Sì, dai, sì, è uno di tanti segreti, ma presto presto ve li svelerò tutti quanti. Un po' di scorza di limone, la nostra vaniglia, e questo ti chiedo se mi dai una mano e lo montiamo, perché io devo fare un'altra operazione un po' particolare, perché oggi è... Vai. Questo lo montiamo. Io nel frattempo recupero una padella ad ampio respiro, la mettiamo sul fuoco e quindi andiamo subito a portarla a una temperatura abbastanza alta e prendiamo il nostro burro. Cosa dobbiamo fare con il burro? Aspetta che prendo un cucchiaio. Qua c'è tutto. Eccolo qua. Allora, mettiamo il burro subito a sciogliere. Okay. E qua dobbiamo... Lascialo qui il cuoricino, che bello. Bello il cuoricino, sì. Allora, qua dobbiamo arrivare a un punto di cottura molto particolare. So che ti farò ridere. Si chiamerà beurre noisette. Sempre francese. Noisette. Perché... Ricorda qualcosa il noisette. Noisette. Allora, il beurre noisette è il punto di cottura del burro quasi al limite, quasi nella bruciatura. Quindi marrone, quando marrone, diventa biondo, marrone. Biondo, biondo, biondo. Quando diventa biondo e il profumo ricorda molto la nocciola e anche il colore ricorda molto la nocciola. Questo quindi lasciamoli cuocere il burro noisette. Nel frattempo, magari mettiamo ancora più alto. Sì, alziamo un po'. Ok. Nel frattempo abbiamo preso 250 grammi di biscotti. Io in questo caso ho usato dei biscotti un po' aromatizzati inglesi particolari e abbiamo creato la nostra polverina, li abbiamo frullati, ok, questi biscotti. Quando il beurre noisette sarà pronto, in questo caso lo utilizziamo un po' prima perché se no ci vorrebbe troppo tempo, quindi noi prendiamo il nostro burro e andiamo a versarlo, ricordatevi sempre, deve essere in color nocciola, quasi vicino alla bruciatura, però andiamo a metterlo quasi come il colore del biscotto che usate, per quasi come l'idea, il colore del biscotto, esatto. Andiamo a amalgamare questi biscotti con il nostro burro, creiamo così un impasto. Tu dirai, ma devi fare il gelato o devi fare qualcos'altro? No, sembrava un po' la cheesecake, no? In fondo la base della cheesecake. Bravissima, esatto. Allora che cosa faccio? Vado a prendere una tortiera a forma di cerniera, a forma di cuoricino. Mettiamo sotto un pochino di carta forno, andiamo a chiuderla e andiamo poi a riempirla con la nostra base. Questa va bene? Questa è perfetta, ancora un pochino, Anto, ancora un pochino. Okay. Ora, questi passaggi sono un po' lunghi, andiamo a chiudere qua così, ma io l'ho già preparata perché noi dobbiamo farla poi riposare in frigorifero per un'oretta. Quindi è un po' come la cheesecake, mettete la base del biscotto sotto col burro molto nocciolato e la mettete in frigo a riposare. La mettiamo in frigorifero a riposare, io vado a metterla a riposare. E a prendere quella che invece ha già riposato. Esatto. Quanto deve stare più o meno in frigo a riposare? Un'oretta, la lasciamo un'oretta. Guardate, in frigorifero. Vedete, fate tutti bene i bordi, così. Un'oretta in frigorifero a riposare. A questo punto dobbiamo far sciogliere il cioccolato e qui facciamo un'altra cosa francese, facciamo la ganache, ma una ganache diversa, una ganache non con la panna, e quindi darò un grande dispiacere. È perché la ganache è quando la panna incontra il cioccolato, no? Lo so, però questa volta do un grande dispiacere al mio amico e quindi non la facciamo con la ganache, ma la facciamo con la salsa di fragole. Salsa di fragole, cioccolato pari bianco. Pari dose, salsa di fragole, cioccolato bianco. Io l'ho fatta. È già pronta. Semplicemente va sciolto il cioccolato bianco con la fragola. Esatto, io l'ho già fatta, è già pronta. E mettiamo, ti do un segreto, Anto, mettiamo il 10%, come mi aveva già suggerito la zia Cri, il 10% di olio di semi all'interno del cioccolato. Questo mi permette di fare un crunch. È un segreto che mi ha detto la zia Cri. Ma dove lo metti? Dentro lì, quando lo sciogli? Facciamo sciogliere il cioccolato, un po' di olio e poi lo mischiamo con le fragole e lo andiamo a frullare. Cosa fa questa cosa? Rimane un po' più plastico e
è una copertura, quella che solitamente si usa per fare i gelati nello stecco, oppure anche glassare, esatto, delle ciambelle, no? Che quando poi vai a tagliare non si spezza, però, cioè non si rompe, riesce a mantenere il taglio, ma rimane sempre un pochettino bello gustoso, croccante al palato. E guarda, adesso noi mettiamo la nostra... Lo mettiamo. Questo cos'era? La ricotta. Ricotta, limone. Latte condensato, limone. E vaniglia. Lo andiamo a mettere in freezer. Anche questo. Tre ore, Anto. Tre ore di freezer. Abbiamo messo anche la panna insieme? No, non c'è panna lì, no. Ci va un pochino di panna. Non l'ha messa nella ganache, ma l'ha messa lì, giornata... perché nella ricetta c'è la ricotta, latte condensato, un pochino di panna e un po' di limone, un po' di vaniglia anche se volete. Okay. Un pochino di panna. Io qua ho preparato il gelato già pronto. Prendiamo il piatto. E diventa gelatoso, capito? Questo il ripieno diventa gelato. Assolutamente sì. Vedi che ho portato un po' di petali di rose. Tanto che tu fai petali, cioè, non voglio rovinarti il tuo, ma voglio assaggiare questo gelato. È un po' duretto, però. Un po' duretto, ma a me piace. Ma non lo potevo versare direttamente nello stampino e mettere tutto a congelare nello stampino? Stampino col biscotto, con il cuore. Sì, infatti l'abbiamo messo a congelare. Questo è un gelato a parte. Ah, l'hai fatto per a parte. Come sempre. No, questo l'ho fatto per la comunità. Ah, per la truppa. Per la comunità l'ho fatto. È pronto, adesso che lui è pronto qua. Andiamo a chiuderlo. Prendiamo 2 o 3 pezzettini di cioccolato, un pochino di salsa di fragole. Andiamo a chiudere il nostro gelato. Così. Hai capito. Prendiamo la nostra salsa che abbiamo precedentemente fatto. Andiamo a chiuderla sopra. Mettiamola così. Guarda, sporchiamo anche il piatto, perché a me piace sporcare il piatto e andare abbondante. Ti ho preparato, sempre per rimanere francese, dei macaron. I macaron. Di cuore. E andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere il nostro. Torta gelato specifica per gli innamorati. Quindi per tutti coloro che sono innamorati, anche per Alfio. Va bene, grazie Max.